6 agosto. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Isaia 1, 18. Venite e discutiamo assieme. L'uomo vive lontano da Dio e pensa a tutt'altro tranne che a Lui. I suoi desideri e i suoi interessi sono volti verso ciò che è vano, aleatorio, alla ricerca solo dei propri interessi. Il Signore, invece, è interessato a ciascun uomo perché lo ama, lo cerca e si rivela come colui che vuole operare nella vita di chi si accosta a Lui. Devi quest'oggi fermare i tuoi passi e riconoscere il tuo bisogno di Dio. Puoi discutere con Lui, confidarti con Lui, confessare il tuo peccato, le tue difficoltà, ogni tuo bisogno. Facendolo, realizzerai che Cristo Gesù, per mezzo del suo sangue, può cancellare il tuo peccato e purificarti da ogni colpa e donarti la vita eterna. Dopodiché, godrai ogni giorno le sue benedizioni, gusterai ciò che è veramente buono, l'aiuto del Signore, il suo amore, la sua grazia. Oggi puoi rimanere tra coloro che non credono in Dio, che non si preoccupano di andare a Lui. Oppure puoi accogliere il suo invito e decidere di andare e discutere con lui, e sperimentare le sue infinite ricchezze.